Primo videolog di oggi, questo è già molto indicativo di com'è andata la giornata. Videolog inoltrato, ormai è sera, stiamo per andare a cena, a mangiare con la compagnia di tutti gli italiani dell'hotel, al ristorante tunisino. Abbiamo avuto molta voglia di fare oggi, Sì, oggi è tantissima chiaramente. attività esterna al villaggio, tutto il giorno a correre nel deserto. No. Oggi piscina Oggi e mare, piscina, basta. mare e sole. Sole. Si vede? Ma a te sì, io cazzo sono troppa poca melanina nella sgrunt. Però vabbè, insomma, ci siamo divertiti, ci siamo tuffati, abbiamo fatto casino. Abbiamo fatto i soliti italiani casinisti nella piscina l'ultimo giorno di vacanza. Esatto. Ma che cos'era? Com'era triste? Vai! Un cretino! Il solito cretino! Abbiamo interagito con i camerieri tunisini che hanno buttato Enzo giù da Più e più volte più in e più acqua. volte in acqua. E insomma, alla fine ci siamo divertiti, Sì, ecco. ci Ci voleva una giornata di tutto voleva una riposo. giornata anche così. Sì, dopo notti e notti passati a non dormire o a fare insomma giri e chilometri. È una mattina in cui ci siamo svegliati decisamente tardi anche. Sì, Svegliati però da tardissimo. chi? Da mio papà? No, da Xavier, Sabire, che ci ha che ci ha svegliato. chiamato per sapere se volevamo andare a monastire, di chiamarlo. Sabire è fantastico, diciamo Sabir che. sì, yes sì nel no. Yes sì. Bueno, ci si ripiglia dopo quando dovremo denuclearizzare la stanza, considerando insomma tutti i bagagli sparsi, dovremo rimontare tutto. Considero che noi non riordiniamo mai la stanza, Esatto. per ovvi motivi. Alle 6 meno un quarto arriva la navetta, alle 8. Anche se a quanto pare anche Simone non riordina mai la stanza. Esatto. Ciao Ciao Simone! Simone, ti vogliamo bene. Un viaggio fenomenale, abbiamo visto, conosciuto un sacco di gente in gamba. C'è una mosca che cerca disperatamente di entrare in questo hotel perché non conosce il servizio. Quindi, Vuole andare da semi amici esatto. scarafaggi. Abbiamo insomma rivisto le foto e abbiamo visto che è stata una settimana, ma sembra stata cioè, un mese Sì. praticamente. Io voglio i loro pupazzetti, Silvia e Enzo sulla scrivania. Enzo che fa la versione profumata Esatto. e Silvia invece la versione parlante. Schiacci la pancia e fa Waka boia! Waka boia! Waka waka boia! Stanchi ma felici. Waka boia! Waka boia! E boh, abbiamo fatto quasi tutto quello che potevamo fare. Io resterei almeno altri 5 giorni Ma tutti sì, quanti. altri 2 o 3 giorni l'avrei fatti. Visto che proprio per sforzarci un po', Sì. che se no poi sai, stare lì sulla No, per piscina, andare a appucciarci. vedere ancora qualcosa, quello sì, però tornare per vedere quel poco che è rimasto, no, Tornare quello a vedere no. La piscina termale. La piscina Ma io torno termale. solo se c'è guacamoia, Sì. altrimenti che cazzo torniamo No, a fare? però probabilmente riusciremo a incontrarci a Piacenza, A Piacenza. che dicono che non ci sia un cazzo, ma adesso poi pensa se questa cosa la si trova su internet, tutti quelli di Piacenza che arrivano incazzati neri. Ci picchiano a sangue su Non è che YouTube. vogliono vedersi invece a Desenzano? Non lo so, non mi ricordo. Vabbè. Niente, un saluto a tutti. Non A chi? A lo so, sti così gran cazzo. stavo salutando chiunque. E No, vabbè, soprattutto non abbiamo sono appena stato sto gran salutato cazzo. Silvia e Enzo, li salutiamo ancora qua, così. Ciao.
un saluto a tutta la bella gente che abbiamo conosciuto qui, la rivedremo in molti a Torino, altri invece dovremo spostarci verso Emilia Romagna, ma sarà divertente, ecco, ne varrebbe la pena. Oppure facciamo a metà a Piacenza. A Piacenza? A Piacenza. Guacaboia. Guacaboia! Perché siete due cretini! Ultimo videolog, di nuovo Malpensa. La fine di questa vacanza avventurosa e speciale. Il segno della conoscenza. Dio bo, Guacaboia. Guacaboia. E niente. Ciao Silvia. Ciao Enzo. E niente, insomma, Malpensa ci ha regalato questo trancio di italianità affabile e gentile, disponibile. Con l'autista super incazzoso. Il traffico, questa specie di autista milano-sardo, che è un mostro un po' strano, metà milanese, metà sardo. E sparava bestemmie ogni 3x2. E quindi insomma siamo tornati a casa, adesso già ci sentiamo. Siamo qui al Terminal 2 ad aspettare Simone e Mari. E Maria. Torniamo a Torino con loro. E invece io vorrei ritornare in Tunisia, ma non domani, l'altro ieri. Ci ritornerai l'altro ieri. Però insomma, io voglio andare a Modena. Vuoi andare a Modena? Andremo a Carpi, però adesso non c'è nessuno. Perché già mi manca. Almeno una settimana. E vado a casa sua, mi metto lì. Vaccaboia. E l'aspetto. Vaccaboia. E gli pulisco casa, così è contenta. Controlliamo che i genitori non abbiano fatto casino come adesso. Ti sto lasciando impronte di sangue ovunque. Perché? Non lo so, perché mi sono sbucciato prima facendo i coglioni. Bravo, sono contento. Ma ti toccavo qua. Che schifo. Che schifo. E niente, facciamo questa cosa molto. Passiamo dalla finestra e usciamo. Oggi sarà un videolog diverso da tutti gli altri perché non staremo mai fermi. E soprattutto cercheremo di non inquadrarci mai in modo decente. Niente, insomma, è un po' triste perché comunque mollare la Tunisia proprio adesso che ci stavamo divertendo. E quindi chiaramente insomma, ci vengono queste reazioni spontanee, incontrollabili. Si sarà sentita la scorreggia. Al limite la doppiamo, mettiamo un sound effect e sistemiamo tutto. Ma secondo me io credo si sia sentita. Noi l'abbiamo sentita, non solo a livello comunque io devo vomitare. Fallo dall'altra parte, però filmati, così finiamo su YouTube con un sacco di click, direi. Io invece tornerei a vedere in modo un po' più approfondito un sacco di cose. E adesso ho fatto una scorreggia silenziosa. Però Riccardo morirà entro breve perché già mi veniva da vomitare prima. Va bene, direi che la fine di un viaggio è l'inizio di un nuovo viaggio, quindi noi chiudiamo così con questa filosofia del cazzo, perché ci sta sempre bene a snocciolarla così allegramente. Ciao a tutti, vaccaboia.